Bisognerebbe fare una grande festa per una realizzazione personale e non per un matrimonio. Il matrimonio va bene, un brindisi. Se posso sapere che c'hai quella testa vuota, te? Sta Cosa fate? zitta! Mannaggia! Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sta incapace di tua madre. Una cosa che mi ha colpito molto nel film è che a qualsiasi livello sociale, qualsiasi range d'età, tutti gli uomini di questo film dicono alle donne: ti devi imparare a stare zitta. È una cosa, una delle cose più brutte che si possa dire a una donna: ti devi imparare a stare zitta. Beh, sì, stai zitta racchiude in sé moltissime atteggiamenti che poi tornano sempre, come dire, sul generale, che è quello di una prevaricazione. Quello che tu dici non conta, e anche tutti, come giustamente hai notato, riguarda in questo film, in questa storia, riguarda un po' anche tutti i ceti, no? Anche nel ceto più agiato, nel ceto nobile, dove si presuppone che la donna che parla in questo film sia una donna acculturata, che abbia potuto fare scuole che sicuramente in un altro ceto non hanno potuto fare, però comunque viene zittita, perché quella era la condizione femminile all'epoca ed era qualcosa di stabilito, ed era deciso. È stabilito che fosse così, e in poche si ponevano delle domande. Chi si è posta delle domande ha anche cambiato le cose. Forse sono le donne che hanno fatto, insomma, la storia nel nostro paese, però sono poche. E quindi era bene raccontare la storia di tutte queste che sono state zitte. Infatti, forse perché poi non le raccontiamo, ecco, ma ci sono sicuramente. Infatti, senza rivelare troppo del film, volevo chiedere: qual è un genitore che ti vuole veramente bene? Quello che ti vuole far studiare più che farti sposare? Penso proprio di sì, io spero che si evinca questo. Beh sì, ma poi questo non significa che il matrimonio come promessa di amore con una persona che ami non debba essere una cosa bella, ma non può essere un traguardo, non può essere un punto di arrivo. Questo anche, no? Raccontiamo questa storia. Una madre che pensa che questo possa essere un traguardo. Il traguardo è la realizzazione personale. Bisognerebbe fare una grande festa per una realizzazione personale e non per un matrimonio. Il matrimonio va bene, un brindisi, ma la realizzazione personale passa per qualcosa di, significa qualcosa di molto più grande. Quindi mi augurerei per una figlia di festeggiare lungamente per qualcosa del genere, ecco. Nel film i momenti più tragici sono un po' edulcorati, ma secondo me la cosa veramente sconcertante, che non viene edulcorata, è che, non lo so, lato maschile c'è poca speranza, perché vediamo anche i giovani, no? Uno magari, la nuova generazione migliore, invece questi uomini continuano a ripetere dei modelli. Noi possiamo dire che, okay, questo è un film ambientato 80 anni fa, però le cronache ci dicono che molti giovani, insomma, continuano a ripetere quei modelli. Quindi Paola Cortellesi, ce l'ha un po' di speranza in questi giovani uomini o no? No, ce l'ho naturalmente, e poi anche nel film abbiamo raccontato invece molti personaggi piuttosto positivi, che però erano come il marito di Marisa, come Peppe o come Nino, che è un uomo buono, un uomo retto, leale. C'erano certamente, ma anche gli uomini che raccontiamo, anche i peggiori di questa storia, sono vittime di una diseducazione o non educazione, una educazione alla prevaricazione. Quindi questa è qualcosa che poi in qualche modo ci si tramanda, no? È incredibile che anche adesso ci sia ancora questa cultura della prevaricazione e del possesso, che è quello che poi è legato alle cronache orribili di questi ultimi mesi. Di là la Fanelli e Massandrea mi hanno detto: noi in realtà con Paola amiamo ridere, quindi fare questa cosa tragica, soprattutto con Massandrea, è stato un po' uno shock. E nel film, infatti, volevo sapere se era intenzionale questa cosa che è spiazzante di mettere qualcosa di molto ironico quando c'è una roba grave, cioè il topo all'inizio, oppure il ballo che non voglio svelare. Insomma, è stata una cosa per non ridere con Massandrea, oppure c'era già dall'inizio questa idea di mettere una cosa che facesse Certo. ridere quando non si doveva ridere? Detesto la retorica e non mi piacciono, quindi questo vale sia per le scene d'amore che per i drammi. Questo film è un dramma. E io l'unico modo che conosco io
per smontare un climax, è quello dell'ironia. Quindi è assolutamente tutto voluto, lo è in scrittura ed è stato stabilito così sin dall'inizio, perché è il modo che mi piace, il modo in cui mi piace raccontare anche delle cose che... Forse il mio senso del ridicolo non mi consente di vivere fino in fondo un momento iper romantico o iper drammatico, e allora lo devo sempre spezzare con qualcosa. Questo lo faccio sempre, sia come interprete che come sceneggiatrice. In questo caso ci siamo messi proprio d'impegno perché avvenisse ogni volta, ogni volta devo dire avviene. Con loro è facilissimo che avvenga. 360 la Baz Luhrmann con la cioccolata è notevolissima. Ma sì, non si poteva reggere quel momento, bisognava metterci una cosa. Grazie mille, grazie. È la notte dei miracoli, fai attenzione.